Salve a tutti e bentornati ad una nuova puntata di Storie dal Vecchio Mondo. Anche in questa puntata proseguiamo l'epopea dell'eresia di Horus attraverso gli occhi dei suoi protagonisti. In questa puntata in particolare ci dedicheremo all'analisi della storia e delle gesta di una delle legioni di Space Marine che ha avuto un impatto importantissimo in tutti gli eventi dalla Grande Crociata fino all'eresia di Horus, ovvero sia la nona della legione Sastartes, gli Angeli Sanguinari, e il loro biancoalato primarca Sanguinius. La storia della legione degli Angeli Sanguinari, come tutte le forze che comporranno le armate dell'Imperatore, inizia sulla Terra, in quanto all'esito della creazione del progetto Space Marine, i Thunder Warrior che componevano le armate dell'Imperatore vennero di fatto eliminati e gli Space Marine si assunsero il compito di portare a termine le guerre di unificazione. Diversamente da tutte le altre legioni, gli Angeli Sanguinari vennero impiegati raramente nelle guerre di unificazione, in quanto non ci sono registri ufficiali che parlano di imprese compiute dagli Angeli Sanguinari nelle guerre sulla Terra, anche se in alcune registrazioni si parla di questi guerrieri con le armature imbrattate di sangue che erano tra i più feroci all'interno delle armate del neonato Imperium dell'Uomo. Fu soltanto con il ritrovamento del primarca Sanguinius che gli Angeli Sanguinari poterono sviluppare tutto il loro potenziale. Il ritrovamento del primarca Sanguinius avvenne su quelle che erano le lune del sistema di Baal. Il sistema di Baal è un conglomerato di pianeti che orbitavano intorno al pianeta principale Baal e alle lune di Baal, Baal Primus e Baal Secundus. Questo pianeta era stato colonizzato dal genere umano sin dall'inizio dell'avventura spaziale dell'umanità e quindi era stato pesantemente sfruttato per l'estrazione mineraria e quindi il pianeta principale era stato trasformato praticamente in una enorme miniera di risorse e di materie prime. Al contrario, le lune gemelle di Baal offrirono ampio spazio alla colonizzazione umana, diventando dei piccoli paradisi. All'interno di Baal Primus e Baal Secundus, infatti, l'umanità sviluppò tecnologia, arte, scienza e un livello culturale non dissimile rispetto a quello della Terra. Fu tuttavia, con l'avvento dell'oscura era della tecnologia, quando si persero i contatti con i mondi principali della colonizzazione umana, che su Baal Primus e Baal Secundus scoppiò una forte guerra civile che portò all'impiego militare di umani contro esseri umani di quelle che all'epoca erano armi di utilizzo comune, ma che nell'Imperium attuale sono fortemente temute e non più utilizzate, ovvero sia le armi nucleari. Infatti, i coloni di Baal utilizzarono un massiccio impiego di armi atomiche che ridussero quei paradisi che erano Baal Primus e Baal Secundus in distese radioattive dove la vita era pressoché impossibile. Fu proprio nei deserti roventi di Baal Secundus che le popolazioni umane che si abbarbicavano come potevano alla vita utilizzando quelle scarse risorse e tecnologie che erano sopravvissute dall'oscura era della tecnologia, che il primarca Sanguinius e la capsula di stasi del primarca Sanguinius venne ritrovata dai primitivi abitanti del posto. Si dice che tutti i primarchi, in qualche modo, all'esito dell'oscura tecnologia utilizzata dall'imperatore per la loro creazione, furono toccati dai poteri del caos. Questo è vero per quasi tutti i primarchi, soprattutto per i primarchi che poi diventeranno traditori. Per Sanguinius era estremamente evidente, infatti unico tra tutta la confraternita dei primarchi, Sanguinius aveva una vistosa mutazione, aveva le ali. E in questa sua mutazione gli abitanti di Baal Secundus che trovarono il bambino videro il segno della loro rinascita e della loro salvezza. Infatti le popolazioni umane pure, se così si può dire, di Baal Secundus, erano in costante lotta con una popolazione di subumani mutanti che erano il sottoprodotto della contaminazione atomica che avvolgeva Baal. I membri umani trovarono questo bambino nel deserto e, impietositi dalla figura del primarca bambino, si convinsero a portarlo con sé. Infatti, il primarca, unico tra le creature del deserto di Baal,
non aveva bisogno né di tute antiradiazioni e poteva sopravvivere tranquillamente pur nell'aria inquinata del pianeta. Nonostante ciò, il primarca crebbe, come tutti i primarchi, ad una velocità allucinante e fin da piccolo si dimostrò estremamente protettivo nei confronti dei suoi genitori adottivi. Un episodio ricordato nelle tradizioni orali della tribù principale di Baal, ossia la tribù del sangue, racconta di come il piccolo Sanguinius, allontanatosi dai suoi genitori, si introdusse all'interno della tana di uno scorpione del fuoco baalita. Una creatura che in piedi è due volte l'altezza di un cavallo e che poteva uccidere un solo uomo col colpo del suo pungiglione. Sanguinius venne colpito più volte dalla creatura, pur tuttavia il bambino primarca non riportò alcun danno e con un solo colpo uccise la creatura. Questo viene riportato dalle tradizioni orali di una popolazione umana che non conosceva più la scrittura. Tuttavia sono molti questi episodi che vengono tramandati e uno in particolare assicurò a Sanguinius il ruolo di leader della popolazione umana pura di Baal. Infatti, l'insediamento principale del sangue venne attaccato da un'orda di mutanti provenienti dal deserto, spinta probabilmente dalla fame e dal desiderio di cibarsi di carne umana, e fu lì che il primarca, già ragazzo, avanzò vengono riportati con un'aura, cremisi intorno al capo, e si frappose tra i suoi genitori adottivi, tra la sua popolazione adottiva, e i mutanti. In quel momento la rabbia di Sanguinius fu devastante e praticamente tutti i mutanti perirono per mano dell'angelo, come era conosciuto tra la popolazione di Baal. Non passò molto prima che Sanguinius, assumendosi il ruolo di difensore della popolazione umana, riuscì a debellare del tutto la presenza dei mutanti su Baal e iniziò l'opera di ricostruzione della civiltà baalita. Vennero riscoperte antiche tecnologie sopravvissute alle guerre nucleari del passato e l'umanità presente su Baal iniziò pian piano a riorganizzarsi sotto la guida del loro alato salvatore. In quel momento i registri imperiali ricordano che la Grande Crociata, lanciata dall'imperatore al termine delle guerre di unificazione, raggiunse le propaggini del pianeta di Baal. In quel momento il Signore dell'Umanità divinò la presenza di uno dei suoi figli dispersi e scese sul pianeta, ovviamente non come l'immortale imperatore del genere umano, ma come semplice viandante, ed ascoltò con la stessa attenzione di tutti i guerrieri di Baal presenti in un grande anfiteatro scavato nel deserto il discorso che tenne Sanguinius, dove prometteva la liberazione di Baal Secundus dal resto dei mutanti e l'elevazione dell'umanità al vero e unico scopo di dominare e colonizzare il pianeta. Al termine del discorso Sanguinius si alzò in cielo sulle sue ali e fu proprio in quel momento che l'imperatore si alzò e avvicinò il leader di Baal, rivelandosi come il signore dell'impero dell'uomo e il suo vero padre. C'è da dire che Sanguinius, come tanti altri primarchi, possedeva il dono della premonizione e che quindi è probabile che non fosse sorpreso dell'arrivo dell'imperatore, in quanto l'incontro tra l'imperatore e l'angelico primarca della nona legione fu abbastanza normale. Sanguinius riconobbe subito il proprio genitore genetico e acconsentì ad essere messo al comando della nona delle legioni Sastartes e di proseguire al comando dell'imperatore la grande crociata di espansione del genere umano. Da quel momento le tradizioni orali di Baal si interrompono, anche perché tutti i Remembrancer, tutti gli storici a seguito della Grande Crociata raccontarono benissimo tutte le missioni in cui vennero coinvolti gli Angeli Sanguinari. In particolare, Sanguinius venne affiancato alla Legione dei Lupi della Luna, capitanata dal Primus Inter Pares, dal primo figlio dell'imperatore Horus Lupercal. E infatti tra Sanguinius e Horus si sviluppò da subito un fortissimo legame, tanto che Sanguinius in più di un'occasione è stata definita la coscienza di Horus, riuscendo a placare lo spirito del fratello, dove questi avrebbe utilizzato un più massiccio uso della forza,
e al contrario assorbendo la capacità diplomatica di Horus nella gestione dei conflitti senza appunto ricorrere al devastante potere costituito da una legione di Space Marine. Gli Angeli Sanguinari e i Lupi della Luna vennero spesso schierati in azioni congiunte, tanto che Horus definì più di una volta gli Angeli Sanguinari il maglio sul quale l'incudine dei suoi Lupi della Luna avrebbe permesso di distruggere qualsiasi nemico. E in particolare, nella pacificazione di un pianeta abitato da una sorta di creature un po' metà aliene, metà corrotte dai poteri del Warp, i Nephilim, che Horus e Sanguinius combatterono fianco a fianco nella pacificazione del pianeta. Ovviamente, con le necessità belliche della Grande Crociata, molto presto le due forze di Space Marine si separarono in due distinte crociate, ma Horus cercherà sempre il consiglio e il supporto di Sanguinius in tutte le decisioni di maggior rilievo. A seguito del grande trionfo di Ullanor, quando Horus Lupercal venne nominato signore della guerra e quindi comandante in capo di tutte le forze dell'Imperium, molti dei suoi fratelli primarchi si opposero o furono contrariati da questa decisione da parte dell'imperatore, perché elevare uno di loro, uno tra di loro che erano tutti quanti pari, al rango, un rango superiore che quindi poteva avere potere decisionale sulle questioni delle legioni, non venne accolta di buon grado dagli altri fratelli, in particolare da Rogal Dorn. Fu solo Sanguinius che pubblicamente applaudì l'incoronazione del fratello e fu con lui in tutti i momenti successivi, anche alla crisi di coscienza che colpì Horus dopo essere stato nominato signore della guerra. Con il ritorno dell'imperatore sulla Terra, Horus e Sanguinius proseguirono nella loro personale grande crociata. Avvennero gli eventi di Davin, Horus venne mortalmente ferito, in punto di morte strinse un patto con gli dei del caos, rinascendo a vita nuova come avatar dei poteri della distruzione. Gli venne mostrato il grande disegno dell'imperatore per i primarchi, per gli Space Marine, per il futuro dell'umanità, e in quel futuro Horus, nella disperazione, giurò di abbattere il suo creatore. Ovviamente il primo passo da fare era di indebolire le forze di Space Marine che Horus sapeva sarebbero rimaste leali all'imperatore. Una fra tutte, suo malgrado, erano gli Angeli Sanguinari. Horus, a onor del vero, non voleva iniziare una guerra aperta scontrandosi con il suo fratello preferito, di fatto, scontrandosi con la sua coscienza. Così architettò un macchinoso stratagemma per isolare gli Angeli Sanguinari e non fargli prendere parte agli eventi principali dell'eresia. Infatti comunicò a Sanguinius che le forze dei Nephilim, sconfitte secoli prima, avevano nuovamente occupato i sistemi del genere umano. Indicò a Sanguinius le coordinate spaziali dove l'intera legione doveva dirigersi per debellare una volta e per sempre la minaccia all'Imperium, individuandolo nel sistema di Cygnus, un conglomerato di pianeti e sistemi solari posto nella frangia più settentrionale della galassia, anni e anni luce di distanza dalla Terra. Sanguinius, non avendo nessun motivo per dubitare della lealtà del fratello, radunò immediatamente l'intera forza degli Angeli Sanguinari e fece rotta verso Cygnus. In quel momento gli dei del caos applaudirono al genio del loro prescelto, in quanto il sistema di Cygnus altro non era che un'enorme trappola demoniaca che intrappolò dentro di sé l'intera forza degli Angeli Sanguinari. I re del caos accolsero la forza di Sanguinius con un enorme ottagramma impresso nella superficie del mondo principale del sistema di Cygnus, e su quel pianeta gli Angeli Sanguinari per la prima volta incontrarono i demoni del caos, creature che abitavano il Warp, di cui erano stati registrati degli assalti sporadici a delle navi isolate, ma che mai prima d'ora avevano affrontato una forza combattiva di tale rilevanza come quella degli Angeli Sanguinari. Nelle distese incandescenti di Cygnus, Sanguinius si scontrò per la prima volta con quello che diventerà uno dei suoi più acerrimi nemici, il grande demone maggiore Kabanda, uno dei più grandi divoratori di anime al servizio del dio del caos, Khorne,
che per la prima volta offrì all'angelo sanguinario la possibilità di elevarsi come campione del dio del sangue. Gli angeli sanguinari, a seguito degli eventi su Sinus, vennero profondamente segnati da questo incontro con questo enorme guerriero che venne sconfitto alla fine da Sanguinius, ma che, roboante di gloria, anche nella sconfitta dichiarò che lui non sarebbe morto, ma che sarebbe tornato a tormentare Sanguinius e la sua progenie. Una volta, a costo di molte vite di Space Marine, una volta che gli angeli sanguinari riuscirono a uscire dal sistema di Sinus, ricevettero un disperato segnale proveniente da Ultramar. E lì Sanguinius si riunì al fratello Robot Gilliman, che aveva mantenuto una parvenza d'ordine all'interno del sistema di Ultramar, e venne a sapere degli eventi dell'eresia. In realtà era passato molto tempo da quando Sanguinius era entrato nel sistema di Sinus, e quindi non aveva avuto notizia del tradimento di Horus, dei massacri di Istvan V, del fatto che un'enorme forza di Space Marine si stesse dirigendo verso la Terra. Anzi, per quello che ne sapeva Robot Gilliman e Lionel Johnson, arrivato su Ultramar subito dopo, la Terra poteva già essere stata distrutta, l'imperatore è morto, e quindi l'umanità nuovamente distrutta e sparsa ai quattro venti. In quel momento, Robot Gilliman, Sanguinius e Lionel Johnson strinsero un patto che, nelle idee del primate degli Ultramarini, avrebbe garantito la sopravvivenza dell'Imperium. La creazione di un Imperium secondo. Una pagina della storia imperiale che è stata volutamente occultata e dimenticata dagli archivi imperiali, in quanto la vera verità, se così si può dire, della creazione di questo Imperium è un segreto che ormai soltanto Robot Gilliman è in grado di raccontare. Venne deciso di formare un triumvirato di primarchi che avrebbero garantito all'uomo la possibilità di portare avanti il lavoro dell'imperatore. Ovviamente serviva un nuovo imperatore, una nuova figura dietro la quale unirsi contro il pericolo maggiore rappresentato dalle forze di Horus. Venne scelto Sanguinius, in quanto, dopo Horus, unanimemente era riconosciuto come il primarca che maggiormente avrebbe potuto assumere in sé il mantello dell'imperatore. Sanguinius, suo malgrado, accettò, per il bene dell'umanità, di farsi carico di questo fardello, iniziando ad amministrare i sistemi di Ultramar come nuovo imperatore del genere umano. Se non che, essendo Sanguinius dotato di profezia, del dono della profezia, spesso i suoi sogni, i suoi incubi erano tormentati da un confronto finale ammantato di tenebre, sangue e dolore con Horus sulla Vengeful Spirits, la nave ammiraglia del fratello prediletto. Fu solo con l'arrivo di Korath Kurz sul pianeta di Ultramar che queste rivelazioni esplicarono il loro pieno potenziale. Infatti, l'abitatore della notte rivelò ai primarchi riuniti in concilio che l'imperatore, anni e anni e secoli dopo la fine dell'eresia, avrebbe ordinato l'uccisione del figlio perduto. Questa cosa scosse profondamente Sanguinius, perché fu la conferma della veridicità delle sue visioni. L'imperatore non era morto, stava ancora combattendo le forze di Horus, e quindi gli angeli sanguinari, in quanto figli dell'imperatore, avrebbero dovuto prendere parte alla difesa del palazzo imperiale. Radunando i suoi guerrieri, l'imperatore dell'Imperium Secundum, smantellando il grande lavoro gestionale di Robot Gilliman, fece rotta verso la Terra, accompagnato dalle flotte degli Ultramarine e degli Angeli Oscuri. Tuttavia, a causa di un capriccio del Warp, soltanto la forza degli Angeli Sanguinari riuscì a raggiungere in tempo le mura del Palazzo Imperiale e, insieme alle forze di Rogal Dorn e Jagatai Khan, riuscirono a fortificare l'enorme complesso del Palazzo Imperiale, che occupa come dimensioni tutta la superficie dell'Asia, l'attuale superficie dell'Asia, e che è incardinato sulle cime del Monte Everest. Sanguinius in quel momento si preparò ad affrontare le orde dei perduti e dannati che, distruggendo qualsiasi forza gli si parasse davanti, avevano invaso il sistema solare e cinto d'assedio l'intero palazzo imperiale. In quel momento la storia, le registrazioni degli archivi imperiali sono pieni di gesti di eroismo di Sanguinius e dei suoi angeli sanguinari che combatterono strenuamente contro le orde di traditori, Space Marine del Caos, cultisti e demoni al servizio del Signore della Guerra.
In particolare, Sanguinius si rese protagonista della difesa strenua del cancello ultimo, l'ultimo baluardo che portava al Sancta Sanctorum dell'imperatore, contro le orde dei demoni di Khorne. In quel momento un vecchio nemico si precipitò ad attaccare l'angelo, in quanto Kabanda, risorto nel warp, era nuovamente in cerca di vendetta contro colui che l'aveva sconfitto molto tempo prima. Il duello tra Sanguinius e Kabanda fu anch'esso spettacolare. Questi due avatar della distruzione, angelo e demone, combatterono l'uno contro l'altro in un'epica battaglia sui cancelli principali della Terra, dove Sanguinius raggiunse per primo Horus innanzi all'enorme altare che gli dei del caos avevano donato al loro campione. In quel momento avvenne il confronto definitivo tra i due fratelli, tra la coscienza di Horus e il figlio Reietto che si era ribellato al volere dell'imperatore del genere umano. Horus, tornandosi col proprio fratello, gli offrì la possibilità di cambiare fazione, ritenendo, e non a torto, che i soldati di Sanguinius gli sarebbero stati molto utili nelle successive guerre contro le altre legioni che stavano convergendo sulla Terra. Horus infatti non voleva uccidere Sanguinius, una parte umana di Horus nutriva ancora un forte attaccamento nei confronti del fratello e cercò in tutti i modi di evitare di doverlo uccidere. Sanguinius, ligio al proprio dovere e fermo nella propria convinzione di proteggere l'imperatore del genere umano, rifiutò ed attaccò il fratello. Neanche all'apice dei propri poteri Sanguinius avrebbe avuto possibilità nell'attaccare Horus potenziato come avatar dei quattro dei del caos. Ferito, morente e con giorni e mesi di combattimenti incessanti, non ebbe scampo. Horus, con uno sfoggio di crudeltà assoluta, non solo uccise il primarca degli angeli sanguinari, ma gli inflisse una ferita e un attacco psionico talmente potente che l'eco psichica di questa atroce sofferenza venne all'interno dello spazio-tempo impressa nella psiche collettiva di tutti gli angeli sanguinari. L'imperatore trovò Horus poco dopo e quello che avvenne è ammantato dalla leggenda. Le due più grandi e potenti figure dell'intero genere umano combatterono l'uno contro l'altro. Il potere congiunto degli dei del caos opposto alla volontà dell'imperatore, fino a quando l'imperatore, con un enorme attacco psionico, riuscì a debellare gli dei del caos e a uccidere il signore della guerra, ponendo fine all'eresia di Horus. L'imperatore riportò sulla terra il corpo e sangue del proprio figlio e in quel momento gli angeli sanguinari seppero che la loro storia era giunta ad una conclusione. Senza il Primarca, ovviamente, le possibilità che una forza di Space Marine riuscisse a riprendersi e continuare a combattere erano veramente molto, molto limitate. Ed è testamento della caparbietà degli angeli sanguinari che non si arresero, ma all'interno del Graal Rosso, una delle grandi reliquie degli angeli sanguinari, venne ritrovato parte del sangue di Sanguinius. E da allora tutte le reclute che compongono il capitolo e non più la legione degli angeli sanguinari bevono dal sangue del Primarca, acquisendo il seme genetico del Primarca della nona legione. Col termine dell'eresia di Horus, con l'intombamento dell'imperatore all'interno dell'arcano meccanismo del trono d'oro, gli angeli sanguinari divennero una delle forze dell'Imperium più caratteristiche e sempre all'avanguardia nel dare la caccia ai nemici dell'imperatore, in particolare ai seguaci degli dei del caos. Tuttavia, l'eco psionica della morte del Primarca incise moltissimo sulla psiche collettiva degli angeli sanguinari. Infatti, e questo è un dato poco conosciuto, quello che oggi è conosciuta come la rabbia nera era già latente all'interno del seme genetico degli angeli sanguinari. Non si sa se per una tara consapevole che l'imperatore aveva impresso all'interno del seme genetico di Sanguinius, oppure per una conseguenza dell'esposizione psionica a cui tutti i primarchi furono sottoposti al momento della loro creazione. Fatto sta che Horus era pienamente consapevole di questo difetto del seme genetico del fratello, che spingeva gli Space Marine ad attacchi di rabbia incondizionata, dove nessuno era al sicuro dalla rabbia del candidato soggetto alla rabbia nera. L'eco psionica della morte di Sanguinius amplificò a dismisura questa tara genetica,
tanto che immediatamente dopo l'eresia di Horus furono moltissimi gli angeli sanguinari che caddero preda di questa maledizione che li spingeva ad attaccare addirittura i loro stessi confratelli. Vennero approntate delle soluzioni che prevedevano l'incatenamento del candidato al quale veniva fatto raccontare gli ultimi momenti della vita di Sanguinius, al fine di provare a trovare una soluzione a questa tara genetica che a tutt'oggi affligge i figli di Sanguinius, ed in particolare l'evoluzione della rabbia nera, che la quale bene o male poteva essere controllata, nella sete rossa, che invece rende il candidato, oltre ogni possibilità di recupero, perso alla luce dell'imperatore. Una volta ristabilite le proprie forze, una volta riacquisito un ruolo chiave nell'espansione dell'Imperium successiva all'eresia di Horus, gli angeli sanguinari ricostruirono la propria fortezza monastero su Baal, dove molti dei candidati delle tribù primitive che appunto ancora abitano le lune di Baal Primus e Baal Secundus si cimentano per avere l'opportunità di diventare un guerriero celeste, come loro considerano appunto gli angeli sanguinari. E i candidati che riescono a sopravvivere all'immensa impresa nell'arrivare prima alla fortezza monastero, confrontandosi poi con gli altri candidati in spettacolari giochi gladiatori, hanno l'opportunità di diventare i guerrieri perfetti dell'imperatore, in quanto gli angeli sanguinari unanimemente erano riconosciuti come i più belli e più possenti degli Space Marine. Neppure le armi, le armature e gli stendardi dei figli dell'imperatore, che ricercavano attivamente tale perfezione, riuscirono a rivaleggiare con gli imponenti stendardi e le armi di squisita fattura impugnate dai capitani e dalle guardie d'onore degli angeli sanguinari. Ovviamente la rabbia nera modificò di molto l'organizzazione degli angeli sanguinari, in quanto nessuno Space Marine era esente dal tocco di questa tara. Per questioni di comodità, gli Space Marine che soccombono alla rabbia nera vengono inseriti in speciali unità uniche degli angeli sanguinari, note come la Compagnia della Morte. Infatti, la speranza di vita di uno Space Marine è molto bassa una volta che viene colpito dalla rabbia nera, e solo un'eroica morte al servizio dell'imperatore può risparmiare al candidato i tormenti e le atrocità che ne conseguono anche successivamente alla sete rossa, per la quale appunto non vi è cura. La Compagnia della Morte è solo una delle unità uniche degli angeli sanguinari, mentre la seconda unità, che assume un ruolo estremamente elitario, è costituita dalla Guardia Sanguinaria, un'unità che era già presente durante l'eresia di Horus e che fungeva appunto da guardia del corpo del Primarca Sanguinius. Infatti, a differenza dei normali angeli sanguinari che vestono armature potenziate rosso acceso, la Guardia Sanguinaria ha un'armatura dorata in ricordo dell'armatura indossata da Sanguinius durante le guerre delle Resi di Horus. E quindi è un'unità estremamente caratteristica che contraddistingue gli angeli sanguinari, dove il dettaglio per armi, armature e stendardi, se possibile, è ancora maggiore rispetto a quello degli angeli sanguinari comuni. Il metodo di combattimento della legione è rimasto pressoché invariato rispetto a quello dell'eresia di Horus. Spesso e volentieri, appunto, gli angeli sanguinari erano descritti come i più violenti degli Space Marine, in netta contrapposizione con la legione dei divoratori di mondi, che poi, nel loro tradimento, verranno scelti come campioni del dio del sangue, al posto degli angeli sanguinari. Perché c'è da dire, è un dato molto rilevante, che il dio del caos, del sangue, della guerra e della distruzione aveva, prima di rivolgersi ad Angron e alla sua legione, aveva offerto a Sanguinius la possibilità di diventare un suo campione. E quindi all'inizio era la legione degli angeli sanguinari dover assurgere quale prescelto del dio del sangue. Tuttavia la fede nell'imperatore di Sanguinius rimase incrollabile, e questo non si verificò. Fatto sta che spesso e volentieri Horus schierava i divoratori di mondi e gli angeli sanguinari in azioni congiunte, spronando
le due legioni a dare il meglio di loro stesse, appunto proprio per non essere messi per non perdere il confronto col diretto avversario. Tuttavia, mentre l'assalto dei divoratori di mondi, anche all'esito degli impianti che vennero poi impiantati all'interno dei guerrieri della legione, mentre l'assalto della legione dei divoratori di mondi era primitivo, l'assalto degli angeli sanguinari, benché anch'esso molto feroce, era scientifico. Gli angeli sanguinari infatti eccelsero nella disciplina bellica in modo diverso rispetto a tutti quanti gli altri legioni degli Space Marine, ricercandone una perfezione che forse è stata eguagliata solo dai figli dell'imperatore. Oggi gli angeli sanguinari rappresentano una delle forze leali all'imperatore più potenti all'interno della galassia, e tuttavia sono costantemente sull'orlo del precipizio, in quanto finché non verrà trovata una cura per la tara genetica che affligge il capitolo, nessuno dei guerrieri che portano in sé il seme genetico del primarca Sanguinius sarà al sicuro dai pericoli della rabbia nera e della sete rossa. Anzi, gli angeli sanguinari in questo momento ripongono tutte le loro speranze in un unico individuo: il maestro bibliotecario Mephiston, il signore della morte, l'unico angelo sanguinario attualmente, a seguito dell'esplosione della rabbia nera e della sete rossa, ad essere sopravvissuto alla sete rossa, rinascendo dalla morte, morendo come Calistarius e rinascendo dalla morte come Mephiston, il signore della morte, rappresenta la possibilità attuale più concreta che gli angeli sanguinari hanno di riprendere il posto alla destra dell'imperatore come i suoi più coraggiosi e indomiti guerrieri. Se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, fatemelo sapere scrivendo qui sotto i commenti sulla storia degli angeli sanguinari, o se avete curiosità e dubbi su questa angelica legione. Non dimenticate di attivare la campanella per essere sempre aggiornati sui nuovi video che escono del canale, e mi raccomando, non dimenticate di seguire il nostro canale YouTube, il nostro log di Facebook e il nostro log di Instagram. Grazie per averci seguiti. La prossima puntata di Storia dal Vecchio Mondo si dedicherà alla decima delle legiones Astartes, ossia le Mani di Ferro e il loro indomito primarca Ferrus Manus. Grazie a tutti e alla prossima puntata!